Bentrovati ad Acque e Dintorni. Con ADF torniamo a fare un giro tra le acque del nostro territorio. Lo facciamo con il presidente Roberto Renai. Bentrovato. Bentrovata a lei e a tutti i telespettatori. E c'è un aspetto dell'acqua che incuriosisce o quantomeno prende subito anche l'occhio. Il colore in colore, il sapore in sapore. Ma è esattamente così? L'acqua è veramente in colore e in sapore? Soprattutto dov'è che voi potete capire che l'acqua è veramente buona, di qualità e controllata? Come? Beh, ci sono alcuni elementi per poter fare una valutazione di questo genere. È evidente che l'acqua è condizionata dalla sorgente che la consegna o dal pozzo. Su questo è evidente che noi abbiamo un controllo severissimo, cioè noi attiviamo, a differenza per esempio delle acque minerali, 4.514 prelievi, per dire, nel 2022, lo scorso anno, controllando parametri chimico-fisici per oltre 120.000. Questo per mantenere la tranquillità dei nostri cittadini, facciamo circa 334 controlli giornalieri. Quindi il tema del colore, della torpidità o del sapore è legato al gusto, ma sicuramente non è legato al tema della qualità e della sicurezza che noi certifichiamo insieme a tutti gli altri soggetti che con noi fanno gli esami, come la ASL. Ma che tipo di acqua è di partenza la sorgente, quella che scorre nel nostro territorio? Beh, diciamo il 55% di quest'acqua è definibile acqua minerale, cioè quella che proviene dall'amianto. Tante sorgenti che noi conosciamo in bottiglia nei supermercati hanno le stesse qualità organolettiche. L'unica differenza è che noi per legge la dobbiamo clorare. In più, il tema invece dei soggetti che vendono l'acqua in modo privato, purtroppo l'Italia è seconda al mondo per il consumo di acque minerali, fanno due soli controlli all'anno e i costi di quest'acqua, sia come trasporto, sia come plastiche, sia come inquinamento, è impressionante. Cioè, quindi noi facciamo un appello anche oggi, se mi permettete, l'appello all'utilizzo dell'acqua del rubinetto, che è buona e di qualità. A sostegno di questo, ADF che cosa fa? Nel 2021 fa un accordo con i comuni per poter creare e mettere a disposizione della cittadinanza le casine dell'acqua. Beh, parliamo di due cose importanti: la possibilità di avere a disposizione l'acqua controllata, certificata, e soprattutto risparmiare tanta plastica. C'è un posto, uno dei tanti nel mondo, un'isola, l'isola della plastica, che per eccellenza assoluta ci mostra che cosa vuol dire quando il nostro mondo è invaso, preso a stretto proprio dalla plastica. Beh, io credo che questo sia il tema. Noi abbiamo fornito ai cittadini e comuni soci casine di alta qualità, ma è l'acqua sostanzialmente quella del rubinetto. Lì c'è il vantaggio di una microfiltrazione, di poterla prendere gassata e fredda, l'unica differenza, perché sennò è identica all'acqua del rubinetto. Però è evidente che questo ha prodotto nei nostri cittadini un grande interesse e nelle amministrazioni. Le nostre casine sono prese d'assalto. Devi pensare che lo scorso anno abbiamo erogato oltre 1 milione di litri di acqua nelle prime 24 casine, arriveremo a 36, quindi copriremo l'intero territorio servito. Abbiamo risparmiato 20 tonnellate di plastica. 20 tonnellate di plastica possono sembrare una cifra, come dire, non altissima, però se noi la mettiamo a sistema, nei prossimi 10 anni diventano 200 tonnellate. Vedete, questa è un'immagine, a mio avviso, molto emblematica. Noi dobbiamo pensare che affrontare il tema dell'acqua è un nuovo paradigma. Noi non ci possiamo approcciare come negli scorsi anni ad affrontare questo tema, sia sulla siccità che sui cambiamenti climatici. Il pianeta ha bisogno di noi. Quindi queste azioni, anche sulle casine che noi stiamo facendo, sono per mettere nelle condizioni i nostri cittadini di essere virtuosi. E le casine servono sostanzialmente a questo e a dare un servizio importante in quei territori che in qualche modo hanno anche una ricettività turistica.
E a proposito di ricettività turistica, è importante sia per l'azienda, l'impresa, l'agriturismo, piuttosto che per il libero cittadino sapere se attorno a lui succede qualcosa, se per qualche motivo ci sono segnalazioni, lavori, insomma interruzioni del servizio idrico. Per questo ADF è molto smart e più vicina di così non potrebbe essere, celere nella comunicazione. Allora, per noi è determinante collaborare con i cittadini all'informazione, perché questo significa che loro conoscono quello che fa l'azienda e sanno nella gestione del loro tempo quando l'acqua potabile c'è o non c'è. È partito da qualche giorno questo nostro servizio di messaggistica, non solo sulle manutenzioni programmate, dove noi già avvertivamo i cittadini dell'interruzione con un SMS, ma adesso anche nelle manutenzioni straordinarie. Quindi noi andiamo ad avvertire quando l'acqua non c'è e quando l'acqua ritorna. Lo facciamo con molti strumenti, il nostro sito, l'app Cittadino Informato e altri strumenti. Cioè il nostro obiettivo è arrivare capillarmente al cittadino ed informarlo che in quel momento l'acqua non c'è e quando non torna, che così potrà gestire molto più tranquillamente il suo tempo e le cose che deve fare in casa o nelle proprie attività. Presidente, ADF è dunque chiaro, limpido come l'acqua, acqua e dintorni, questo è? Questo è un servizio limpido per i cittadini.